Giosetta Fioroni, una famiglia di artisti, papà Mario scultore, mamma Francesca pittrice e marionettista. Quanto hanno influito i suoi genitori sulla sua formazione artistica? Allora, i miei genitori hanno influito moltissimo, perché se io devo anzi quasi tutto a loro, perché vivendo in questo studio di mio padre, che era uno studio dove lui aveva la creta, formava, faceva dei ritratti, formava delle immagini, così io ho cominciato anch'io a lavorare un po' con la creta, e questa cosa, anche se ero molto ragazzina, mi è piaciuta moltissimo, e da lì ho decollato fino poi a ritrovare la ceramica quando ero molto più grande e a procedere con mille opere in quella direzione. Andiamo un pochino indietro con il tempo, un ricordo della sua esposizione alla Biennale di Venezia, credo del 56. 56, beh, quello non ricordo proprio, era un quadro, 56. Era una piccolina, anche giovanissima, esposi alla Biennale di Venezia. Beh, sì, avrò avuto ricordo molto vago, però di grande felicità, diciamolo pure, ero molto contenta di esporre questo quadro. Poi ho esposto un'altra Biennale nel 64, la Biennale in cui fu vinta dal pittore americano Rauschenberg, che decretò l'ingresso in Italia della pop art, per cui fu un periodo molto così eccitante, speciale, perché ci fu questa connection tra gli americani e gli italiani, che cominciarono a fare comunque immagini figurative, in qualche modo vicino alla pop art. Il mondo della fiaba. La riscoperta dell'infanzia, storie oniriche e visionarie hanno caratterizzato un periodo e parte della sua produzione artistica. Sì, è vero, io ho lavorato molto sull'infanzia, ho lavorato molto su, partendo dai libri di Vladimir Propp, Morfologia della fiaba o Radici storiche delle fiabe di magia. Io ho molto così, sono appropriata a mio modo di tutto un mondo molto speciale che mi ha molto ispirato, ho fatto molti lavori in proposito. Parisi, Ceronetti, Arvasino, Zanzotto, Garboli, tanto per citarne alcuni, scrittori e poeti con i quali lei ha realizzato libri, edizioni di grafica, opere su carta. Sì, sono tutti stati degli amici con cui io, che mi hanno molto ispirato, di cui scritti, diciamo, mi hanno molto ispirato e mi hanno portato a realizzare tutte queste opere che lei ha vagamente enunciato, che sono opere grafiche, opere, libri, con Ceronetti e con Garboli. Ho fatto due libri molto belli, quello di Ceronetti si chiama Il marionettista e quello di Garboli Dossier Vado, che era il posto dove Garboli abitava. Insomma, tutti ricordi molto molto belli. Un'ultima battuta e scappiamo. Sì. Nel 2013 lei ha pubblicato il suo testo autobiografico, My Story, la mia storia. Sì. Una pagina che aggiungerebbe oggi? Ecco, questa qui di Napoli vorrei aggiungere, dove c'è la mostra e dove è arrivato l'amico Mario Dondero, che facciamo rientrare un attimo. Come no, come no. In scena, sì, ci abbiamo un ricordo in comune. Ecco, il grazie. Fatto che Mario è arrivato a vedere questa mostra e che si celebra questa sera. Grazie, grazie ad entrambi. Giosetta Fioroni, vista con gli occhi e l'obiettivo di un grande artista. Il più grande che c'è. In assoluto. Complimenti pesantissimi, sparate, come diciamo. No, dunque, io sono uno sperticato ammiratore di Giosetta Fioroni in toto, cioè, sia per quello che è l'artista, ma anche moltissimo la persona che io conosco da tantissimi anni, anche perché in un periodo giovanile, diciamo, suo soprattutto, perché io sono ben più vetusto di Giosetta. Ho vissuto però con lei e con una banda di amici in una sorta di comune, sì, veramente a Parigi negli anni 50, dei momenti straordinari
anche di grande intimità collettiva, insomma, sì, eravamo, stavamo in posti che erano talmente semplici, talmente cordiali, talmente piacevoli, e abbiamo assistito, per così dire, alla fine di un'epoca, no? Diciamo, che era Hemingway che diceva: quando arrivano i ricchi è meglio scappare. Perché, ecco, per esempio, se il nostro Saint-Germain-des-Prés di allora era un Saint-Germain povero, voglio dire, povero ma profondamente allegro, splendidamente creativo, era deliziosamente musicale, era al tempo dei grandi cabaret, dei grandi cantautori, sì, insomma, che erano gente come il Montano, Serra Giannino, questa gente qua, sì, eccetera, e poi la nostra banda di amici, che era una banda di persone quanto mai allegre e generose, ma anche talentuose. Molto talentuose, ed era l'intelligenza dell'epoca, i maestri su cui poi si sono basate molte generazioni. È possibile, non so se... Insomma, comunque voglio dire, nessuno era presuntuoso, nessuno era arrogante. La modestia dei grandi.